sogno? Prego, ci può spiegare brevemente la nuova serie di canne? Faccio lo spiritoso, gliel'ho spiegata 10 minuti fa. La dovrei spiegare di nuovo? Al pubblico, chi non riesce a venire in fiera. Abbiamo 25 canne. Stai vicino, se no non si sente l'audio. Devi star vicinissimo, quindi zoom, nada. Abbiamo le tre pezzi, tre diversi tipi di innesto. Abbiamo l'innesto spigot, che ci permette di ottenere una canna molto cilindrica, quindi con un manico molto sottile. Poi abbiamo il nuovissimo tipo di innesto denominato putover, dove abbiamo un pezzo centrale più grosso che entra sul manico, e questo tipo di soluzione ci permette di avere un pezzo centrale e una cima molto molto coniche, e quindi con una risposta rapidissima in fase di lancio. E per finire abbiamo l'innesto Putin, dove abbiamo un manico più grande e la canna diventa molto conica, e quindi ad ogni pezzo la canna si stringe e abbiamo un manico molto molto performante e molto rigido. Questi sono i tre tipi di innesto delle Dark Side. Abbiamo fatto anche tutte le telescopiche nuove. Tutte le canne montano le placche Fuji N6 e N7, anelli Fuji serie K monoponte sulle Beach e doppio ponte su tutte le altre canne. Altre novità se avete portato in fiera? Ah, poi una novità è sicuramente l'ogiva portoghese, piombo eccezionale per la lunghissima distanza, che in fase di recupero grazie alla stina lunga ci fa meno attrito rispetto a un piombo senza la stina lunga. Prima assoluta, vi faccio vedere anche il nuovo filo. Si tratta dell'M1, un filo giallo fosforescente, disponibile in tutte le misure reali, dal 15 al 30. Un filo morbidissimo, siliconato, si sposa benissimo sulle Dark Side. Un saluto a tutti e buona pesca!